Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Allora, parole al miele di Marotta per Barella e Lautaro Martinez. Verrà uno rinnovato, visto che quasi e non lo è effettivamente a scadenza, è adeguato il contratto, Lautaro. L'altro, che ha un contratto un po' più lunghetto, verrà comunque premiato con un aumento di stipendio Barella. L'unico tassello che manca per renderci un po' più sereni è Brozovic, ma fidatevi, io sono convinto che Marcelo possa con molta probabilità continuare a giocare con noi. Capitolo PIF, ragazzi, vedo gente incazzata che è stata illusa da chi non so per il fatto che PIF ha preso il Newcastle piuttosto che l'Inter. Ragazzi, pure io speravo, mi ero illuso quando ho visto che ha preso il Newcastle, ho bestemmiato, tutto quello che volete, ragazzi. Ma voi avete visto Pif, il proprietario del fondo Pif e Abdullah Azzara Ayatollah, venire in Italia una volta a Milano allo stadio? Mai. Quindi, come facciamo? E ripeto, è un errore che ho commesso pure io, quindi non è che sto criticando, è un errore che ho commesso pure io. Come facciamo a stabilire che Suning non abbia voluto vendere l'Inter a PIF, al fondo PIF, o magari Zhang non abbia voluto trattare? Magari sono state suggestioni, e però lui non è mai stato interessato all'Inter. Se c'è stato forse qualche chiacchiericcio attraverso i giornali, magari in maniera molto ma molto arguta, si sapeva che un arabo stesse comprando, cercando una squadra e stesse comprando il Newcastle, stesse trattando, perché non penso che in un giorno abbia trattato il Newcastle, magari si sapeva nei mesi scorsi, e con molta malizia qualcuno ha voluto fare questo scherzetto 2 settimane prima, 3 settimane prima, e Piff interessato, in maniera che poi quando fosse uscita la vera notizia che Piff comprava il Newcastle, che magari è stata la sua idea principale, noi ci strappassimo i capelli, noi ci incazzassimo con la società, ci incazzassimo con la dirigenza, gli ambienti, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, è un errore che ho commesso pure io, incazzarmi quando ha preso il Newcastle, ma poi mi sono fermato e ho detto: ma scusa, ma è mai venuto a Milano? Ma ha fatto una mezza dichiarazione, ha detto qualcosa? Mai! È stato in Italia per fare l'intervista con Renzi. Vuoi che non viene in Italia magari per parlare dell'Inter, per caricare l'ambiente a suo favore? Quindi tutti sognano l'arabo. Lo sapete che io non sono un innamorato di Suning. Devo dire parzialmente grazie, perché comunque, come dice Marotta, e dice Marotta nell'intervista di ieri, hanno profuso molti soldi, 700 milioni, tutto quello che volete. Grazie parzialmente. Però l'Inter ha diritto, dopo noi ci siamo a prescindere, l'Inter ha diritto, cioè ragazzi, di un presidente innamorato che magari getti il cuore oltre l'ostacolo, poi magari fallisce dal punto di vista sportivo. Pellegrini, ragazzi, è stato andato, sono andati a prendere fin dentro la tribuna, però Pellegrini era uno che ci teneva all'Inter, che magari se doveva spendere l'euro in più e non l'euro in meno, lo spendeva. Moratti, sfondiamo una porta aperta, ha sbagliato l'insbagliabile, ha sbagliato quasi tutta la sua gestione. Però dai e ridai, in maniera scellerata sì, ma molto generosa, ci ha portato a vivere i migliori anni della nostra vita, parliamoci seriamente. Quindi grazie Suning, tutti sognano l'arabo, il mecenate, il miliardario, il petroliere, che magari arriva qua e ci regala Mbappé, ci regala Neymar, ci regala Vlahovic, senza che scomodiamo i più costosi. Ci regala un Vlahovic che va a scadenza, magari ci regala un terzino che contro cazzi a destra, un Hakimi 2.0, tutto quello che volete. Tutti lo sogniamo, ma il problema è che non esistono. Adesso non ci sono. Chi ci garantisce che Pif volesse comprare l'Inter? Quindi è inutile che ci incazziamo, mettiamo malessere su questa società. Perché vi ricordo, è vero che con Lukaku e Hakimi e gli acquisti di quest'anno avremmo vinto in ciabatte. È vero che li abbiamo venduti. Però non possiamo negare che questa Inter è ancora imbattuta in campionato. Questa Inter è competitiva. E come ci ha ricordato Marotta ieri nell'intervista a Trento, l'Inter ha come obiettivo acclarato la seconda stella. Quindi lottiamo tutti per una direzione, andiamo tutti nella stessa direzione
E non facciamoci prendere da un malessere per cose astratte o cose non verificate. L'ultimo arriva la sosta, attacco all'Inter. Vuoto di 100 milioni, bisogna vendere Big. E Marotta ci ha appena detto: nessuno, escludo, me lo stavo scordando di dire al video, escludo categoricamente che saranno venduti i nostri pezzi da 90. Stop! Altro che all'Inter serve che cosa 100 milioni, che siamo quelli che hanno guadagnato di più. Punto. Poi, chi vivrà vedrà, ragazzi. Magari Suning inizierà a spendere, magari Suning venderà a chi è meglio di loro. Questo non lo so, ma fino a quel momento è inutile che ricordiamo che volevamo mantenere Lukaku, volevamo mantenere Hakimi, volevamo comprare Vlahovic, e Marotta l'ha detto: noi ci abbiamo provato, ma non eravamo nelle condizioni per soddisfare la Fiorentina che chiedeva uno sproposto. E adesso Commisso se lo prende in quel posto, così imparerà a tenere anche la bocca chiusa. Per il resto, ragazzi, Lautaro rinnova, ce l'ha detto. Barella rinnova, e non c'era bisogno, ma lo vogliono gratificare. Pare che diventerà il futuro capitano. Voci di corridoio. Piff, ragazzi, per chi si vuole illudere, come ho fatto io, pare che non si voglia fermare al Newcastle. Ragazzi, se vi volete illudere, pensate che prende il Newcastle in Inghilterra, l'Inter in Italia, il Saragozza in Spagna. Boh, chi vivrà vedrà. Fatto sta che fino a quando non ci sarà qualcosa di concreto, come un Cottarelli che oltre alle chiacchiere social non è andato oltre, come un PIF che magari un fondo PIF dell'arabo più ricco del mondo, 10 volte maggiore a quello del Manchester City. Intanto quello del Manchester City è andato, ha fatto una richiesta concreta quando volle comprare il Manchester City. Qua noi all'Inter non è arrivata nessuna richiesta, quindi non ci facciamo prendere in giro dagli scribacchini che scrivono PIF, perché poi dopo noi dobbiamo pensare: hai visto, quegli stronzi non ci hanno voluto vendere. No, a BC Partners è vero che non hanno voluto vendere, ed è stato un errore, secondo me. Ci hanno fatto un grave torto. Ma adesso quello è il passato. Al presente hanno continuato, nonostante le difficoltà, a darci un'Inter competitiva. Sì, siamo forti come l'anno scorso? No. Siamo competitivi? Sì. Quindi stiamo vicini alla squadra, sopportiamo la proprietà e supportiamo la società. Perché Marotta, ragazzi, è il numero uno indiscusso. Ausilio si è fatto le ossa. Diciamo che è migliorato nel tempo. Bacci, tutti quelli che volevi, voglio bene tutti. Supportare la società, intesa come dirigenza. Sopportare la proprietà. Che malaccio non ha fatto in questi anni? Andatevi a vedere. L'Inter di Tedder, João Mario Gabigol, poi l'Inter di Spalletti, quarto posto, l'Inter di Spalletti, quarto posto, secondo posto, finale d'Europa League e scudetto. Ok? Quindi stiamo calmi, non facciamoci prendere dal pathos, aiuto, falliremo, abbiamo bisogno. Marotta ha detto che non c'è bisogno di spendere, di vendere nessuno. Che anzi si voleva acquistare dopo Dzeko Vlahovic, ha detto che la società è in sicurezza, ha detto che l'obiettivo è seconda stella, quindi calma, sangue freddo e speriamo passi questo weekend senza calcio, perché a noi non ce ne frega un cazzo dalla nazionale, ragazzi. Per noi c'è solo l'Inter. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, pollice su. Mi sono dilungato, ma volevo fare un discorso con i miei follower, perché mi mancava l'Inter e volevo parlare un po' con voi vis-à-vis, ok? Ovviamente è un po' unilaterale questo discorso, ma potete sempre commentarmi qui sotto. No, non rispondo a tutti, però leggo tutti, questo ve lo garantisco. Ciao ragazzi, viva l'Inter!